Sono Eva Francescutto e faccio parte della redazione di Minibombo. Come vi distinguete come casa editrice? Allora, noi siamo una casa editrice piuttosto giovane, nel senso che stiamo per entrare nel nostro settimo anno di attività e facciamo libri per bambini, unicamente albi illustrati, già diciamo dai 2 anni. E quindi poi chiaramente insomma le categorizzazioni per età sono sempre difficili da dare, perché dipende sempre un po' dalle abitudini anche di lettura del bambino, del genitore. E, però ecco, diciamo che già a partire dai 2 anni il nostro catalogo insomma si diciamo può essere fruito tranquillamente fino insomma ai 6, 7, 8 anni, ma anche oltre, insomma, per chi ha piacere di scoprire insomma dei libri così che sono molto ironici, perché è una delle caratteristiche diciamo principali della nostra produzione. Ci divertiamo moltissimo a farli, lavoriamo solo su produzione originale e quindi insomma cerchiamo di mettere, ecco, nei nostri libri questo divertimento che speriamo che passi insomma anche al lettore. E sono appunto diciamo caratterizzati da delle illustrazioni molto semplici, con dei colori pieni, vivaci, anche i testi sono essenziali, ben calibrati, diciamo, sulla pagina. Cerchiamo di dire lo stretto indispensabile, insomma, per lasciare anche in qualche modo spazio al lettore per intervenire, insomma, per metterci del suo. Allora, oltre alla produzione cartacea, poi ci dedichiamo anche a una piccola produzione di applicazioni digitali. Sono per il momento 5, sono tutte, diciamo, partono tutte da un libro, quindi escono sempre insieme, però c'è sempre qualcosina in più, diciamo, che spinge il bambino a in qualche modo pensare che nel libro la storia non è finita, che può continuare a divertirsi con le applicazioni, ma anche che lui stesso può comunque metterci del suo e inventare, perché no, nuove storie, insomma, a partire dagli spunti che gli sono stati dati durante la lettura e il gioco con le applicazioni. Quali libri, Eva, dovendo sceglierne solo tre, porteresti in un'isola deserta tra i tuoi titoli? Il primo, anche solo per l'ambientazione, è Gabbiano più Gabbiano meno, che è questo titolo, ed è un libro di Silvia Borando e illustrato da Marco Scalcione, che racconta appunto la storia di questo gabbiano che si ritrova in un'isola con un sacco di altri gabbiani, ma inizia a stare scomodo e non è felice, insomma, perché ci sono troppi, troppi amici intorno a lui, che poi insomma lui non vede così tanto come degli amici, e allora decide di spostarsi e di andare appunto su un'isola deserta di fronte a quest'isola. Sembrerebbe inizialmente molto contento, felice di aver fatto questa scelta, si trova finalmente da solo, poi in realtà sul finale scopriremo che forse la sua scelta non è stata diciamo vincente, e quindi ecco, per ricordarmi che ogni tanto è bello stare invece anche insieme agli altri. E un altro libro che forse porterei per passare un po' il tempo, visto che insomma magari su un'isola deserta non ci sono così tanti passatempi, è Nascondino, che è un libro molto divertente, dove appunto si trovano delle tavole molto grafiche, che insomma rispecchia anche quello che ti dicevo prima sul nostro stile, insomma, le nostre illustrazioni, dove all'interno di ognuna si nasconde un piccolo animale che per colore o insomma dimensione ricorda gli elementi tra cui è nascosto. Quindi questo penso che mi aiuterebbe un po' a passare il tempo, ecco, su quest'isola. E l'ultimo, il libro Cane, perché insomma per la stessa ragione, per avere un po' di compagnia, un libro molto attivo dove c'è un piccolo animale, e un testo che insomma invita il lettore a compiere delle azioni con questo animale, che poi reagirà, diciamo, ai vari stimoli, e quindi insomma penso potrebbe essere carino avere un po' di compagnia su quest'isola con me. Eva, quali sono le novità editoriali della casa Minibombo? La novità di settembre, che è Il castoro, l'uovo e la gallina, sono molto felice, diciamo, di presentarlo, perché è anche il primo libro che ha il mio nome, quindi insomma per me è molto, insomma, motivo di orgoglio.
E il libro è stato scritto da tutta la redazione Minibomb, nel senso che l'idea era mia, però poi ci abbiamo lavorato io, Chiara, che è una nostra collega di redazione che collabora con noi, e Silvia Borando, che l'ha illustrato. Ed è la storia di un castoro molto assonnato che, insomma, a cui viene affidato un compito importante, ovvero, insomma, tenere in custodia un misterioso uovo che vari animali hanno trovato nella foresta. E però diciamo che questo compito verrà un po' malinterpretato dal castoro, perché si addormenterà nel bel mezzo del discorso e quindi alla fine, insomma, verrà fuori una piccola incomprensione. E a ottobre invece sono usciti due libri di Silvia Borando, Riccio dal Barbiere e Zebra dalla Sarta, che sono questi due. E sono, entrambi hanno la stessa struttura, diciamo, sono dei cataloghi in rima molto ironici e divertenti su dei cambi di pettinatura nel caso del riccio, e invece di abbigliamento e outfit, come si dice, per la zebra. E raccontano anche qui una piccola storia che è sostanzialmente l'indecisione e la scelta di questi due personaggi nel cambiare un po' il loro aspetto, e poi alla fine scopriremo se hanno deciso di cambiarlo o no. Ciao a tutti gli amici di Piccole Ali, grazie.